Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un pezzo bellissimo, uno dei miei preferiti dei REM, che è Everybody Hurts. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di proseguire con il video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta esce un video nuovo. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di due soli accordi all'inizio che sono Re maggiore e Sol maggiore. Quindi Re maggiore sappiamo, questo è il Do, Re, Fa diesis, La, forma il Re maggiore. Poi andiamo avanti, il Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Re. E questo è l'inizio, che si alternano questi due accordi nella strofa. Poi nel ritornello, che segue subito dopo, ci saranno altri due accordi che sono Mi minore, quindi Mi, Sol, Si, e La maggiore, quindi Mi, Fa, Sol, La. La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore, e la canzone vi faccio sentire fa così. Partiamo dal Re maggiore. When the day is long and night, the night is your long, when you show you have enough of this life, when gone. Ok, qua potete fare questo passaggio che è simpatico. Sol, Fa diesis, Mi, per andare al Mi minore. Quindi, e andiamo al ritornello. Don't let yourself go. E qua possiamo fare quest'altro giochino, Sol, Fa, Mi. Quindi, andiamo dall'inizio. Don't let yourself go. Cause everybody cries. And everybody hurts. E si ritorna alla strofa. Io sto usando sempre la mia tastiera flessibile, quindi ogni tanto qualche tasto non funziona, però l'importante è che si capiscano bene gli accordi. E poi ripete ancora strofa, sempre Re e Sol, il ritornello Mi minore La, e poi arriva una parte dove ci sono quattro accordi nuovi, che è proprio lo special, e va in Fa diesis maggiore, quindi se questo è il Fa, Fa diesis, La diesis, Do diesis, forma il Fa diesis maggiore. Poi andiamo indietro, troviamo il Si minore, quindi se questo è il Do, Si, Re, Fa diesis, Si minore. Poi avremo il Do maggiore, che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. Ed infine ci sarà un nuovo accordo che è il La maggiore. Quindi andiamo qui, La, La minore, scusate, La, Do, Mi. Prima abbiamo avuto il La maggiore, adesso avremo il La minore. Quindi andiamo dalla fine del ritornello per collegarci a questa parte. Quindi, everybody hurts, but I'm comforting a friend. Qua va al Fa diesis. Possiamo fare quest'altro giochino. Mi, Fa, 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 Fa. Don't throw your hand. Oh, no. Fa, Fa, Fa. Don't throw your hand. Qua vado maggiore. When you feel like you're alone
E poi ritorna nella strofa. If you're alone. E fa di nuovo re e sol, poi ritornello e rimane sempre tutto come prima. Bene, come abbiamo visto anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque un link su dove trovate il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. In più, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un link di una puntata che parla proprio di come poterlo fare, quindi vi lascerò anche di quella il riferimento. Ciao ciao, alla prossima!